Ok, oggi voglio parlare del governo e le funzioni del governo. Ci sono tre. Il più importante è l'indirizzo politico, del paese. Il governo deve portare il paese in una direzione. E quale direzione questo può essere? È proprio il programma che era discusso, era parte della discussione nazionale prima delle elezioni. E poi, quando un governo ha raggiunto la fiducia delle Camere e ha il consenso, rappresenta il consenso del paese, deve fare questo programma. Forse è una coalizione, devono fare compromessi e priorità, discutere priorità e poi trovare un accordo, ma deve portare, cambiare il paese in qualche modo, forse alla destra con meno tasse e meno interventi governativi o alla sinistra con più uguaglianza, più interventi per aiutare i deboli, eccetera, o TAV, no TAV, o ambiente, più pulito. Il paese deve cambiare in qualche modo, l'ordinamento giuridico deve sempre cambiare per essere più adatto per le esigenze dei cittadini e il volere dei cittadini, anche aggiornare per il mondo moderno. Così questo è importantissimo, particolarmente in tempi di cambiamento come adesso. Abbiamo bisogno di andare a riformare e diventare più adatto per i cittadini. Questo è anche un atto di leadership. Il governo deve fare il leader per un Parlamento che anche per il paese deve dimostrare con la fiducia del Parlamento che questa è la strada maestra per andare, convincerli che questo è giusto. Poi, seconda funzione del governo è la funzione esecutiva. Qua il governo deve applicare, attuare tutte le norme esistenti nell'amministrazione pubblica. Ogni ministro è un capo di parte dell'amministrazione pubblica, di istruzione o difesa o salute, e deve gestire questo secondo la legge, applicando la legge, esistente. Questo ha meno importanza perché ovviamente una direzione per il paese è importantissimo, e anche senza un governo. Abbiamo visto in Olanda non c'era un governo per 10 mesi, non ha crollato, non è che improvvisamente non c'è regole, ci sono regole esistenti, e senza il governo l'amministrazione andare avanti comunque. Non c'è un indirizzo politico, non c'è una direzione e leadership del paese, ma è possibile, ci sono regole, persone, strutture esistenti che continuano a funzionare per i cittadini. Così per questo possiamo vedere questo in una luce meno importante dell'indirizzo politico, particolarmente in questi tempi dove dobbiamo risolvere problemi enormi come il debito pubblico, eccetera.
la direzione del paese è importantissima. Poi la terza funzione del governo è la funzione normativa. Il governo può emanare regolamenti. Regolamenti non sono atti aventi forza di legge, che significa non hanno il valore della legge, ma sono leggi che dobbiamo, come cittadini, dobbiamo rispettarli. Il governo, per esempio, quando non c'è regole, non c'è leggi in una materia che deve essere disciplinato, il governo può fare regole, ma anche i ministri può fare regole, e anche l'amministrazione può fare regolamenti che non hanno un valore della legge, non hanno questo avente forza della legge, ma i cittadini devono anche seguirli e non violarli. E spesso questi regolamenti sono per sostenere le leggi. Per esempio, se fanno una legge che non possiamo fumare nella scuola, forse un regolamento può essere che ogni scuola ha una notifica dicendo questo, con le possibili sanzioni se non è rispettato. O forse il governo vuole fare un concorso per un nuovo insegnamento. Forse il governo, o c'è una legge per fare un nuovo insegnamento, e il governo deve forse specificare con regolamenti quali tipi di titoli di studio, come il concorso. Se la legge non è molto dettagliata, forse ci sono bisogno di tanti regolamenti per sostenere questa legge. Così il governo può fare questi regolamenti che noi come cittadini dobbiamo rispettare. Ma anche il governo può fare gli atti aventi forza di legge. Questo significa, come ho detto, un valore della legge, è subordinato solo alla Costituzione. Questi che hanno aventi forza di legge è una legge ordinaria come valore. E il governo, in certe circostanze, seguendo certi procedimenti, può fare questi. Per esempio, c'è un decreto legge. E con il decreto legge, se qualcosa succede e c'è una necessità, un'urgenza, non lo so, un attacco terroristico e dobbiamo fare qualcosa veloce per la sicurezza, il governo può fare un decreto legge per creare una legge che può essere attuata subito e pubblicato subito nell'ufficio Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla Camera e della procedura normale, della procedura della formazione della legge normale. Quindi deve entro 60 giorni attraversare questa procedura normale per una legge e
può essere approvato. Nella Costituzione possiamo vedere questo in articolo 77. Dice, il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Secondo comma, quando in casi straordinari di necessità e di urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Poi, terzo comma, i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Così, vediamo che in certi casi di straordinaria urgenza e necessità il governo può fare la legge, ma questo è stato un po' abusato dai governi precedenti, perché hanno fatto tanti decreti leggi anche senza urgenza e necessità, solo perché volevano andare avanti veloce con il programma, per dire ai loro elettori: guarda, abbiamo fatto cosa abbiamo promesso in un modo abbastanza efficace. E c'è un altro modo che è l'opposto di questo decreto legge, dove il governo fa la legge anche. Si chiama un decreto legislativo. Questo è quando le Camere fanno la legge nel modo normale, si chiama una legge delega, che non è dettagliato. È solo criteri, la struttura della legge è dato, quando è approvato in un modo normale, è dato al governo. Il governo deve, senza violare questi criteri, questa struttura, scrivere la legge. In articolo 76 dice: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Ok, così devono dare un'indicazione molto chiara cos'è questa legge. Ovviamente questo è perché la legge è così complicata e le Camere sono contento che il governo affronta queste complicazioni se non è violato questi limiti che hanno scritto in questa delega. Così questo è l'altro modo che il governo può fare le norme.